Ci troviamo nella biblioteca Michelucci, all'interno della Facoltà di Ingegneria, la Scuola di Ingegneria di Bologna. E questa biblioteca è formata da varie biblioteche, in particolare dalla Biblioteca di Architettura e dalla Biblioteca del DICAM, che a sua volta era formata, diciamo, da 7 istituti, che si chiamavano Istituto di Scienza, di Idraulica, di Costruzioni Idrauliche, di Tecnica delle Costruzioni, di Strade Geotecnica, di Topografia e di Trasporti. Quindi diciamo complessivamente 8 ex istituti che sono stati riuniti, e dal 2009 il patrimonio è stato riunito all'interno di questa biblioteca dedicata a Giovanni Michelucci. Perché Giovanni Michelucci? In quanto questo architetto, che era stato anche direttore del dipartimento, che all'epoca si chiamava Istituto di Architettura, subito nel dopoguerra, e aveva molto lavorato per creare una biblioteca importante all'interno dell'istituto, è stato un architetto, sì, ma anche una sorta di ingegnere. Era molto interessato alla creazione di strutture ardite. Ecco perché, avendo riunito in questa biblioteca libri sia di architettura ma anche fondamentalmente di ingegneria civile, abbiamo pensato di dedicarlo a lui, insomma, a questa personalità. In questa parte della biblioteca abbiamo soltanto i libri di uso più comune e le riviste più consultate. Gli altri volumi si trovano all'interno dell'edificio di ingegneria, da piano terra fino al terzo piano, e anche nella palazzina attigua, la palazzina di trasporti, diciamo, dove c'è biblioteca di trasporti e anche un patrimonio importante di archivi di ingegneri che sono stati riuniti sempre all'interno di questa biblioteca, in particolare l'ingegner Lambertini e l'ingegner Calanchi. È infatti una tradizione di questa biblioteca quella di accogliere e riunire anche altri fondi che hanno origini diverse, per esempio la biblioteca dell'Oikos, sempre negli anni 90 fu unita alla biblioteca dell'Istituto di Architettura e furono aggiunti quindi circa 10.000 volumi di argomenti sempre inerenti all'architettura e all'urbanistica che erano stati raccolti da questo consorzio che si occupava di architettura e urbanistica, che appunto si chiamava Oikos. Una parte di questi volumi sono stati anche dati alla neonata in quegli anni Facoltà di Architettura di Cesena. E successivamente poi è stato aggiunto un fondo molto importante, che è il fondo Richard Tuttle, uno storico dell'architettura americano che era venuto poi a insegnare in Italia, aveva anche lavorato come bibliotecario alla Biblioteca Herziana, grande studioso dell'architettura rinascimentale, e abbiamo quindi acquisito un fondo di circa 2.000 volumi molto interessanti, molti sono anche in inglese, sul Rinascimento italiano. E successivamente abbiamo riunito altri piccoli fondi, uno dell'architetto Gordini su Praga, uno dell'architetto Giordani e altri ancora, insomma, che sono in via di riordinamento. La Biblioteca Michelucci fa parte di un coordinamento nazionale delle biblioteche di architettura, il CNBA, che è un'associazione nata alla fine degli anni 70 e ancora molto attiva, che riunisce l'attività di tutte le biblioteche di architettura più importanti in Italia. Vengono organizzati ogni 2 anni dei convegni su particolari argomenti di interesse comune. Abbiamo tutta una serie di contatti per fare prestiti interbibliotecari,
preference, document delivery in tutta Italia, cioè quando ci viene richiesto un libro che noi non abbiamo, per esempio qui a Bologna, lo chiediamo a una biblioteca socia che lo possiede e così veniamo incontro alle esigenze dei nostri utenti. Inoltre abbiamo realizzato un sito, recentemente è stato trasformato e reso più accattivante, più interessante, dove abbiamo aperto tutta una serie di sezioni molto particolari, come per esempio quella della biblioteca digitale. Particolarmente in questo periodo abbiamo avuto difficoltà ad accedere direttamente ai volumi, è stato molto importante avere dei riferimenti su tutto ciò che si può leggere online e che si trova insomma liberamente accessibile sugli argomenti inerenti l'architettura e l'ingegneria. Ecco, adesso ci troviamo nella parte della biblioteca dove sono raccolti i volumi sugli architetti. Su ogni architetto abbiamo parecchio materiale. E se quando verrete non troverete quello che vi serve, potremo sempre chiedere articoli o libri ad altre biblioteche, per esempio alle biblioteche che fanno parte del Coordinamento Nazionale delle Biblioteche di Architettura, il CNBA, che è un'associazione molto importante e che ci permette di risolvere una serie di problemi. Niente, vi aspettiamo quindi nella Biblioteca Michelucci e se volete potete trovare informazioni sul sito, sulla piattaforma dell'Università di Bologna. Arrivederci, a presto.